Ciao, l'anno nuovo è cominciato. Fra un po' già è il momento di conservare tutte le decorazioni natalizie, quello che ci piace tanto. E per non lasciare quel vuoto nella casa, ho avuto un'idea. Perché non facciamo una ghirlanda totalmente riciclata, con elementi sorpresa, totalmente fatta da noi? Guardiamo insieme. Guardiamo insieme con tanta fantasia, allegria e soprattutto tanta, tanta creatività. Poco per realizzare i sogni speciali, questo è il favoloso mondo di Marcello. Questo è il favoloso mondo di Marcello. Quindi ragazzi, per realizzare questa ghirlanda, io utilizzerò questa base che ho fatto con rami di pianta canadese, che mi piace tantissimo, questi ricci che lei ha così. Come abbiamo tanto in giardino, ho approfittato e ho fatto questa ghirlanda. Possiamo utilizzare una ghirlanda già riciclata, una ghirlanda di Natale, anche una base solo di ghirlanda va bene. Sì, per la decorazione della casa va bene una cosa più moderna, in stile un pochino più moderno. Possiamo utilizzare filo di ferro proprio liscio, possiamo utilizzare filo di ferro già arrugginito, sempre attento con la ruggine. Fare una decorazione in stile che ci piace, facciamo così. In questa ghirlanda ho già chiuso tutta, io ho applicato questo pezzo di ferro arrugginito così, tutto regolare, diciamo, per fare un po' di allusioni a questi ricci che ho detto prima. Qua ho messo questo filo di ferro anche arrugginito per poter mantenere la ghirlanda appeso. In la parte inferiore della ghirlanda ho messo un altro filo di ferro che già mostrerò per chi serve, che è la, diciamo, la sorpresa di questa ghirlanda. Adesso voglio mostrare a voi come vado a decorare questa ghirlanda, che elementi utilizzerò per la decorazione. Per decorare la ghirlanda possiamo utilizzare materiali naturali che troviamo anche nei giardini di casa, se abbiamo un giardino, nei parchi o anche che abbiamo disponibile. Per esempio, foglie secche, qualsiasi tipo di foglia, queste pigne. Mi piace anche mettere quelle che non sono tan perfette, così, fiori secche, queste orchidee che non hanno una forma tan bella così quando sono secche, ma mi piace tanto il colore. Queste piccole foglie di edera, anche mi piacciono tantissimo la forma, e come in giardino abbiamo tantissimo, ho deciso di utilizzare questi anici stellati anche che ho fatto. Ho incollato dietro un pezzo di filo di ferro, non so se si vede bene, così questi fili di ferro sottili proprio di fare giardinaggio. Noce, utilizzerò tante noci così chiuse come queste metà così aperte, sempre con il filo di ferro fissato dietro. Oltre a questo utilizzerò cartoni che ho preso di queste scatole di merendina che buttiamo sempre, quindi ho tagliato a pezzettini, vediamo che utilizzerò questo, sarà bellissimo l'effetto. E per utilizzare di materiale normale, oltre al filo di ferro, utilizzerò questa colla trasparente. Quindi facciamo la ghirlanda. Quindi inizio con le pigne. Questo so, voglio mostrare come lo realizzo, ma non c'è una regola, un modo certo e sbagliato da realizzare. È più per vedere come possiamo utilizzare elementi diversi per una bella decorazione. Farò così, metterò due qua e una dell'altro lato per dare un po' di asimmetria. Mettiamo questa piccolina qua. Il filo di ferro che ho detto prima aiuta a fissare, quindi questi elementi non hanno bisogno di essere incollati, di niente.
solo mettere il filo di ferro tra i rami della ghirlanda, c'è un bel fissaggio così. Bello. Fissiamo così. Perfetto. Adesso metterò le noci. Già separo qua le noci. Tanto le noci intere quanto le metà. E facciamo lo stesso. Io credo quanto più irregolare più bello. La cosa bella di questo filo di ferro sottile è che quando abbiamo fissato già l'elemento qua, possiamo fare il riccio che si mescola al riccio dell'arrampicante, della canadese. Adesso inizierò a mettere gli anici stellati. Possiamo utilizzare anche cannella, è bello mettere cannella con alcuni cannella steak di cannella, così con un fiocco insieme possiamo utilizzare. Qua non voglio mettere niente di tessuto in questa versione che sto facendo, ma ognuno sceglie i materiali che piace di più e anche, come ho detto prima, lo stile. E dopo che tutte le noci, anici stellati, tutto questo sono già fissati, possiamo incollare le foglie. Questo è libero, facciamo come vogliamo proprio, mescolando i colori, le forme, armoniosamente diciamo. Io finalizzo con le orchidee, che vanno dare il tocco di colore. Puoi utilizzare petali di rose o altri fiori che siano disponibili per te. Quindi la base della ghirlanda con tutti gli elementi già sta praticamente pronta, già si può anche decorare una casa così. Ho messo questo filo di ferro più doppio qua in centro per poter fissare un altro elemento, un elemento sorpresa. Per esempio, se vogliamo fare una ghirlanda più divertente, possiamo mettere un pupazzo qua fissato, vedi che bello. Oppure, se vogliamo una Frida Kahlo, una bambolina così, con un bel fiocco qua, anche va bene. Ma ho pensato così, stiamo a inizio d'anno di 2018 adesso, e nella prima settimana già le persone iniziano a smontare tutti gli addobbi di natalizi e la casa diventa un po' triste, un po' povera di decorazioni così anche di artigianato, di alguna cosa fatta a mano. Quindi ho pensato di fare una ghirlanda come se fosse un augurio di un anno con prosperità, con rispetto alla natura e con fartura proprio di tutti questi elementi che abbiamo visto. Per questo ho preso il cartone là che viene nelle merendine, ho tagliato in strisce così e con l'acquarello ho fatto delle macchie negli stessi colori che ho utilizzato nella ghirlanda,
ho messo questo viola dell'orchidea, un po' di marrone, ma sì, quasi impercettibile. Con questo, questa striscia, ho fatto questo, un numero, ho tagliato qua il numero 2, ho fatto una stellina qua per poter fissare, li metterò qui, questo filo di ferro. Io ho fatto questo con tutti i numeri dell'anno, quindi facciamo un bel 2018 in questa ghirlanda. Quindi questa è una celebrazione all'arrivo di 2018. E una ghirlanda che simbolizza l'autunno, l'inverno, quindi possiamo utilizzare solo fino a marzo, credo, anche perché è troppo fragile, perché sono foglie secche, ma se la persona piace può lasciare tutto l'anno. Per questo, con la stessa tecnica di questo cartone con numero, tagliato i cartoncini così in una forma più grande, ho fatto due buchi qua, ho fatto la stessa macchia con l'acquarello e ho scritto i giorni del mese dell'anno. Così abbiamo una ghirlanda che oltre a decorare è utile, molto importante questo, che è un calendario. Sono messo proprio i giorni di una 31 senza nessun segno, ma possiamo mettere i festivi oppure il mio compleanno, il 13 gennaio. E è così, ho disegnato alcune foglie per ricordare il tema della ghirlanda e voglio mostrarvi come fisserò questo calendario. In questo filo di ferro, che non so se si vede bene, che è lo stesso colore dell'arrampicante, ho messo due gancettini. Si possono fissare così. E come ho pensato in una ghirlanda che può durare 3 mesi, ho fatto anche i 2 mesi seguenti, febbraio e marzo, quindi finisce il mese, si va cambiando i mesi. Possiamo lasciare anche appeso dietro o conservare, arriva nel mese possiamo mettere. Quindi questa è l'idea. Una bella idea di regalo, una bella idea per sostituire gli ornamenti natalizi e credo che una bella decorazione per casa. Un'idea by Marcelo. Spero vi sia piaciuta questa ghirlanda. Certamente non metteremo fuori casa con un calendario, ho messo così solo per dimostrazioni. Quindi se volete vedere più dei miei lavori potete guardare la mia pagina Facebook www.facebook.com/bymarcelo o anche il mio profilo Instagram bymarcelocarboni. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. Marcelo.